Ma Ida Di Benedetto com'è? Quindi è così aggressiva realmente o no? È buona o cattiva? Mi perdoni la semplificazione. E vediamo se mi dice la verità su questo. Ecco, quello che mi manca. Io le dico una cosa. Quando ho cominciato, il mio maestro mi disse: hai tutto, hai la presenza fisica, hai studiato bene, hai interpretato bene questo provino, hai una bella voce, hai tutto. Una cosa ti manca, un po' di cattiveria. Quella non ce l'ha. Allora, no, non è che sono cretina, no, assolutamente. No, perché i napoletani, come diceva Carlo Ponti, io devo ammettere in un'intervista che c'hanno qualche marcia in più. Allora, se io non l'avessi avuta, sarei a casa a fare gazzetta. No, sono andata avanti, quindi non sono forte e fragile. Questo chi è? Si fidavano e me l'hanno affidato. Mi colpiscono le storie che hanno spessore e poesia, che riescono ad emozionare. Questa storia è una favola esistenziale. Ognuno di noi si porta appresso il proprio limite, il proprio difetto umano. Però la vita non è avara in questo, nel senso che ti dà delle opportunità. Se le sai cogliere, quelle opportunità, ecco, dipende da questo, se sai guardare, come è successo a Maria Celeste, il personaggio che io interpreto. Mio marito era il vicepresidente dell'Ordine dei Commercialisti. Lei è una donna dura, severa. Io faccio sempre sola. Sola. Faccio sempre questi ruoli così, sempre antipatici. Ma. E come mai, signora Di Benedetto? E perché? Perché mi piacciono? No, non è che mi piacciono, perché da sempre, da quando ho cominciato, non ho mai avuto un ruolo di donna passiva e sofferente. E, mi ricordo una cosa stupenda, feci un film con Sergio Citti che praticamente questo marito che mi tradiva, poi dopo io ero affranta, sofferente, cioè lui ha cambiato tutto, ha detto: ma con te, ma devo cambiare, ma Ida, ma chi ci crede? Ci vogliono le regole, le abitudini, la mia casa, il compleanno, il Natale, tutto in ordine. Guarda chi mi tocca a me. Io sono una persona con grande umanità, dice, te lo dici da sola, lo chieda in giro, molto generosa, comunque che ha avuto del male, soprattutto dalle donne. Perché lì c'è un'invidia. Soprattutto. Senta, da certe donne. E quindi, quando la donna è cattiva è all'ennesima potenza, però tutto ritorna. Scusa mamma, scusami. C'è questo, sì, tema della maternità molto molto forte, no? È un tema forse che sente anche lei questo, no? Beh sì, io l'ho sentito, tant'è vero che io non do la colpa, non ho fatto tutto quello che volevo fare perché la famiglia me l'ha impedito, sono io che ho fatto delle scelte. Io ho scelto di proteggere e di stare con le mie figlie e con la mia famiglia. E quindi sono contenta, quindi ho bisogno assolutamente di amore intorno. A Rosa Fonseca, i Piporra! La bellezza per lei che cos'è? La bellezza è una cosa momentanea, cioè prima si chiamava la bellezza dell'asino. Io ho cominciato col cinema tedesco e incontro ancora delle persone, dei produttori esecutivi che, e quando mi vedono mi dicono: ya, tu invecchi con molta dignità. Io sono qua, in albergo, io mi faccio venire il parrucchiere, i complimenti che mi fa perché il mio colore è quello vero, io sto qua. E sto più comoda, servita e riverita. Che cosa desidera se avessimo qui il genio della lampada, che potesse esaudire un suo desiderio, se ce l'ha? Tanti, guai a non averne, e come diceva Goethe, guai a non avere desideri. La vecchiaia è quando, la vera vecchiaia è quando un individuo non ha più desideri,
finché ne hai rimani giovane nella capoccia. Quindi io ho tanti desideri e tanti sogni ancora. La tua nuova moglie c'è?